e giunge il momento di un cocktailino. Ragazzi, siamo a Londra, non potevamo esimerci da fare un video sui migliori cocktail bar della città. Ma voi direte, ma c'è il sole, saranno le 2 del pomeriggio. Tanto per cominciare, noi siamo dei nonni e andiamo all'ora in cui vogliamo a bere i cocktail, ok? All'ora in cui va bevuto il cocktail, e dovete capire che io già dormo da 2 ore. Cosa si intende col mind gap? A Londra camminerete per lo più sottoterra, scale mobili infinite, tunnel infiniti, vi farete un mazzo tanto. Per quanto possa sembrare scontato, io vi consiglio, se venite a Londra, di farvelo un giretto sui pullman double deck, perché comunque è carino, vi piazzate al piano di sopra, davanti, e se avete una GoPro vi fate il time warp come questo qua. Tra l'altro, raga, se fate la Oyster Card, oltre alle metropolitane potete anche salire sui pullman e sui tram, credo anche su qualche battello. E parlando di cocktailini a Londra, non potevamo non presentarci in questo posto che si chiama Tire più Elementary. Sono 2 locali, in questo momento ci troviamo nell'Elementary, sperando di poter passare poi al Tire successivamente, perché è quello più figo, più esclusivo, e quindi alla fine penso che noi non entreremo. Franci, devo un attimo decantare questo posto, dove si trova o dove si trovava all'interno della 50 Best. Tu che hai studiato, non hai studiato? Giusto qualche secondo dalla regia. È al numero 2, ragazzi, incominciamo con il botto. Quindi al primo posto Paradiso, al secondo posto questo. Paradiso, tra l'altro, dove siamo già stati. Come non avete visto il video, andate subito a recuperarlo. Magari ve lo metto al fondo di questo. Abbiamo chiesto che cos'è che non possiamo assolutamente perdere. On the right you have a one sip martini with a blue cheese olive, Tire vodka, uno palma sherry and ambrato martini. On the left you have a twist on a Vietnamese coconut coffee with alcohol, because we know that everything with alcohol is much better than without alcohol. You have a rum, coconut milk, condensed milk, coffee and coffee liquor. Trattandosi di one sip, qua mi tocca andare alla goccia già alle 3 del pomeriggio. Alla salute, ragazzi. Chissà se arriverò in piedi dall'altra parte del locale tra 3 ore. L'oliva è un'olivona verde con dentro un pezzettone di blue cheese, quindi un erborinato. Sai che ti lascia una bocca perfetta? Si sposa benissimo col martini, buonissimo, raga. Che buono, ragazzi, è fresco, il gusto del caffè è piacevolissimo, ti dà l'idea che non ti stenda. Ma è solo un'idea. Allora, sembra tipo una coppa del nonno sciolta, leggermente alcolica, però l'alcol non ti stona. Secondo giro, perché non c'è tempo da perdere, adesso ci facciamo consigliare qualcosa di nuovo. On the right you have vetiver negroni, yeah? So our traditional classic negroni with tequila and mezcal. Secondo giro per noi. Per Franci, il martini che ho bevuto io prima. Buonissimo. Per Giano, un negroni. Allora, il classico negroni e spinge anche parecchio. Sembra quasi un vermouth, ha un qualcosa di affumicato e ha delle note erbacee molto piacevoli. Mentre aspettiamo che si facciano le 6, check che il video di domani sia tutto a posto e sia stato caricato correttamente. Quale 6 non arrivano più? Un nuovo cocktail. Abbiamo preso un Bloody Mary, Apple Gin, Ocho Blanco Tequila, Empirical Passilla Sauce, Tabasco, bla bla e un sacco di roba. Ma potresti dire anche puffi tritati, tanto non c'è, nel senso. Fortunatamente è stato sdoganato anche l'orario per ordinare qualcosa da mangiare. Vado prima col cocktail. Picca! Buonissimo! La cameriera ha detto, in un boccone solo. Io ho visto quanto li abbiamo pagati, preferisco centellinarmi ogni singolo pezzo. Franci ormai mangia, non spiega neanche più cosa abbiamo ordinato. Se voi ci siete, non ci siete, è uguale. Tempura di mais, super speziata. Ultimo snack prima di andare nella parte seria del cocktail bar. Cuore di formaggio, salsiccia intorno. Cuore di patata. Il tutto fritto. Sarebbero le 6, noi vorremmo andare di là, anche perché Franci tra un po' la devo mettere a dormire, per cui adesso vediamo se qualcuno mi calcola. Ok, si va nel retro. Quindi, raga, ci siamo spostati al Tire. Qua i drink cambiano. Il Tire si trova nel retro dell'Elementary. Siete nel laboratorio di sperimentazione, tant'è che dietro di voi ci sono tutte le buste dove stanno facendo maturare gli ingredienti. È una gran figata. In mezzo ci sono i ragazzi che preparano i drink.
le aspettative sono abbastanza mille. Arrivano i cocktail. Foglia di fico e il tuo invece allo yuzu. Cin. È notevolissimo, frizzantino, agrumato. Prego Franci, parlaci del tuo. Ma il mio è più complicato da descrivere del tuo. Stuzzicherie varie. Saffron and fine wood for you guys. Enjoy. Il bicchiere è pazzesco, è equilibrato. Assaggiamo quello allo saffron. Sembra di annusare un risotto allo zafferano. La cosa mi mette molto a mio agio. Voto a tutta l'esperienza, cibo compreso, che era molto buono. Diciamo 9 perché non abbiamo ancora ricevuto il conto. Quando arriverà il conto, inevitabilmente da 9, secondo me scenderemo a 6 e mezzo. Ragazzi, Londra è cara, anzi è ancora più cara di quello che era un tempo, che già era cara. Il conto! È arrivato il momento del conto e ho un po' paura. Ciao ragazzi, come sta? Bene? Molto bene, sta bene. Allora, sei italiano. Siamo entrati che era giorno, usciamo che è notte. Esperienza super, se passate da Londra e vi piace bere bene, questo è un posto dove dovete passare. Abbiamo speso, lo volete proprio sapere quanto abbiamo speso? La bellezza di, e mi faccio anche un po' schifo, 162 sterline. Perché abbiamo bevuto e mangiato un po' la qualunque. Chiaramente se siete un po' più morigerati di noi potete anche spendere un briciolo meno, ma ricordatevi che Londra è cara. Detto questo direi prossima destinazione. Sì, ma prossima destinazione che però capita un altro giorno. Non è che posso far tutto stasera. L'obiettivo è arrivare davanti a Buckingham, tirare su un drone, di modo tale che poi il prossimo video sarà cosa si mangia a Scotland Yard. Abbiamo scelto espressamente di venire alle 10 del mattino perché sapevamo che questa era l'ora meno affollata ed effettivamente possiamo godere in solitaria di Buckingham Palace. Questo perché Franci pensa che poi io in post con la mia abile arte del ritocco rimuova tutti. No, io lascerò tutti quanti. La cosa interessante di Buckingham Palace è che il cambio della guardia, che tra l'altro è anche abbastanza palloso secondo me come cosa da filmare per quanto iconica, non c'è tutti i giorni, lo dico nel caso doveste venire a Londra. Ma soltanto lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 11. Notare che oggi è sabato, quindi non c'è una mazza. Ciò nonostante, sono tutti lì ad aspettare non si sa bene che cosa. Ci è venuta di nuovo un po' di sete. Credo che il posto alle nostre spalle possa fare al caso nostro. Da fuori è un po' bruttino, ma d'altronde, da un posto che si chiama Satan's Whiskers, che cosa vi potete aspettare? Hanno tirato sulle serrande, entriamo. Il posto è molto figo. Nel frattempo abbiamo chiesto un po' a loro, siccome noi non ci capiamo una mazza, noi facciamo il video ma poi fondamentalmente non ci capiamo una mazza, abbiamo chiesto a loro come orientarci sui cocktail. C'è un bicchiere per il cocktail, un bicchiere per il short e un bicchiere per il long drink. Il primo che prendiamo è East 8 Old Up. È stato inventato qui ed è diventato un signature drink in quel di Londra. It's a strawberry daiquiri. Ok. And a pina colada. Questo mi sa che è proprio una roba per turisti che non capiscono un cazzo. Esatto. Vabbè, l'importante è che sia buono. Sembrano quelli che ti danno a Las Vegas quando giri per la strip. Questo cocktail mi ha fatto capire che preferisco i drink molto più strutturati, tipo quello di Giano. Avevo l'aspettativa di qualcosa di molto dolce e invece no, al contrario del... Il tuo pippitone del Club Med è un pochino più zuccherato. Bevi, bevi, bevi e dopo un po' ti viene pure fame. Questo è un grilled cheese sandwich. Molto probabilmente faremo un video anche sui grilled cheese sandwich. Non so se lo avrete già visto o lo dovete ancora vedere, ma... Grilled sandwich, nuovo comfort food per eccellenza. Ok, volevo dire, non vedo l'ora di farci il video su questa roba qua. Il segreto del grilled sandwich è mangiarci insieme qualcosa di acido. Mi verrebbe quasi quasi da dirvi che dovete venire in questo posto per il grilled cheese sandwich. Poi bevete anche cocktail, ma intanto ordinate questo. Abbiamo messo abbastanza in difficoltà il barman che ci ha detto: cos'altro volete prendere? E noi, stupiscici. E lui ci ha detto: beh, ditemi che cosa vi piace. E noi, minchia, boh. Non è vero. E allora noi abbiamo tentato di inventarci delle risposte. Alla fine gli ho chiesto
chiesto qualcosa di bilanciato. Devo dire, mi ha fatto questo cocktail a base di gin. Adesso lo bevo e acqua. Bilanciato e bilanciato, eh. Qua ci sento il gin, qualcosa che sa di limone. Hemingway per me, rum e pompelmo. Mi sto facendo una cultura sulle basi, ragazzi, perché effettivamente noi andiamo in giro a sperimentare cose strane, ma alla fine i cocktail base dobbiamo pedalare ancora un po'. Raga, due after eight. Sembrerebbe notte fonda, ma fuori c'è ancora il sole. Ci è piaciuto? Buoni cocktail? Buonissimo il grilled cheese sandwich, era una bomba. Posto merita, raga. Tra l'altro, secondo me, anche con prezzi leggermente più abbordabili rispetto agli altri cocktail bar che vi facciamo vedere in questo video. Abbiamo speso 64 pound. Ma soprattutto? Soprattutto? Ci hanno regalato l'after eight. Ah, beh, allora con l'after eight dovete venire per forza. Che sarebbe quel cioccolatino alla menta, tipo, può essere? Alla menta? I bancalieri. Se vi trovate in quel di So e avete la gola secca, ci sono un paio di posticini che Franci e Giano vi consigliano. Tra l'altro, uno di fronte all'altro. Adesso ci troviamo in un posto che sembra quasi di essere in Italia. Si chiama Bar Termini, specializzati in cocktail. Direi che dobbiamo solo entrare. My recommendation is to try classico first, because that's the base for all four, mm-hmm. and then you can go and mix them together. Lo superiore, esatto, un classico e un robusto. Can you tell me about the different recipes? In Italian or English? In English. In English. The first one is the superiore, more fruity and less dry. The second one, classico, more floral and a little bit sweeter. That's the classic one. And as the last one, we have a robusto, a little bit more dry and more bitter. Why are you not mixing in front of us? Because we are lazy. Because we are serving them basically all of them without the ice, which we are trying to keep the consistency of the cocktail. And once you have any liquid already in contact with ice, so you're losing the consistency and the drink is getting more watery. Plus, it's a little bit more gentle for us to serve it from the bottle. And it's a third thing, it's faster. Non ci è stato mixato il Negroni davanti a noi, mm-hmm. perché sono stati già preparati e cotti nel sous vide sottovuoto, di modo tale da far concentrare i sapori. Cosa di meglio ordinare al 3 pomeriggio se non quattro Negroni in a row, come si suol dire qua, no? Partiamo dal classico. Ciao, sono Giano e questo è il mio primo drink. Profumo di petali di rosa. Questo è rosato e anche in fin di bocca assolutamente si sente la caratteristica che lo rende diverso dal precedente. Questo fin tanto che sei al secondo drink e riesci ad avere ancora un fin di bocca. A questo punto andiamo con il terzo Negroni. Se lo annusi, senti il pepe. Questo si chiama superiore. Sono tutti Negroni fatti allo stesso modo, cambia soltanto l'infusione. Okay. E per quanto riguarda il robusto, viene cotto più a lungo. Okay. Per questo acquista un sapore un po' più bitter e dry. Questo, se devo dire, adesso dopo che dico questo verrò cacciato fuori a pedate, mi sembra il più simile con il classico. Certo, infatti hai fatto, ovviamente sì. Perché non avendo né il sentore di pepe né il sentore di floreale, esatto. Questo qua è il fratello maggiore del classico, se posso giocarmela così. Siamo al Bar Termini, ragazzi, quindi pezzo di parmigiano. Che ve lo dica fa? Negroni, molto buoni, finiti. Grazie. Ciao. Dopo questa verticale di Negroni, cosa c'è di meglio che attraversare la strada e andare a bere dall'altra parte, allo Swift? È stato piuttosto semplice, no? Bar Termini, Swift. Swift, Bar Termini. So one Irish coffee or one Bloody Mary? Belli, eh? Franci, con cosa vuoi partire? Li voglio assaggiare tutti e due. Prima l'Irish Coffee e poi il Bloody Mary. Wow. Innanzitutto è caldo. La panna sopra è fredda, quindi il contrasto è molto piacevole. La panna sopra è densa, è golosissima. Questo Irish Coffee è una bomba al cubo. No, raga, ma la schiuma sopra è pazzesca. Si vede dai tuoi baffi. Sembra la panna di un dolce, non so come dire. Panna? Ah, sarà perché è panna. Se venite qua, prima cosa l'Irish Coffee. O comunque non potete uscire senza averlo provato. Mi piace che stiamo andando in posti dove eseguono i classici in maniera perfetta. Il succo di pomodoro è buonissimo, piccantino. Ti viene voglia di berne all'infinito. Best Bloody Mary della vita. Dopo aver bevuto il best Irish Coffee della vita.
Raga, mi spiace ma vi siete persi la mia bevuta. È buonissimo. Sembra di bere una diavola fatta bene, perché subito avete la nota rinfrescante del pomodoro. Due secondi dopo arriva la parte piccante e pepata, e alla fine avete l'alcol. Non so se è fatto come Dio comanda, perché non sono un bartender, però mi piace tantissimo. Abbiamo ordinato anche uno snackino. Ora io vi dico, questo in tutta onestà non ordinatelo, ma non perché sia cattivo, ma perché è stato creato diabolicamente e appositamente per farvi venire sete, piccante e salato. Quindi se ordinate questo, poi ordinate altri 4 cocktail, quindi non ordinatelo. Che cosa abbiamo ordinato? Allora, abbiamo ordinato, gli ho segnalato che ora le aspettative mie sono sul tetto, uno sgroppino, e Franci ha preso un pearl, un cocktail a base di gin, yuzu, mandorla e prosecco. È vellutato in qualche modo, è avvolgente, acido, si sente il fin di bocca di mandorla ma è delicatissimo e in generale super equilibrato, è una bomba. Allora, il mio sgroppino, raga, presenta molto bene sorbetto al limone, liquore Saint Germain e prosecco. Si sente il prosecco, buono, mi piace il sorbetto al limone che ti pulisce la bocca, che va a conclusione di tutto quello che ho mangiato fino adesso, mangiato e bevuto. Franci, ti sembrava il caso di prenderne un altro? Quand'è che mi ricapita di assaggiare un Bloody Mary così buono e quindi l'ho dovuto riprendere? Non è colpa mia! 2 bar old school valgono la pena. Prima fate bar termini e poi fate Swift. Noi facciamo questa chiusura dallo Sky Garden. Siamo saliti fin quassù per darvi uno sfondo che fosse a livello rispetto a tutti i posti fantastici che vi abbiamo fatto vedere nel video. Non si capisce niente di quello che c'è dietro, potrebbe essere un poster, ma detto questo noi speriamo che vi sia piaciuto questo video. Posso fare un po' di commenti sui bar? Se proprio devi. Allora, la gente ha da fare, non è che... Allora, mi è piaciuto molto che siamo andati sia in cocktail bar estremamente sperimentali, sia in cocktail bar dove ci hanno proposto dei drink tradizionali ma eseguiti in maniera perfetta. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbiamo dato qualche ispirazione. Sarà forse questo l'ultimo video di Londra? E che ne so, raga, buh. Ci vediamo domenica prossima. Occhio a TikTok, Reel di Instagram e Shorts di YouTube, perché c'è della roba inedita. Ciao!